Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Anche oggi parleremo di periferiche. Questa volta parleremo di headset, di cuffie, altra periferica ormai diventata fondamentale per noi gamers. Andremo a vedere 4 headset, anzi 3 headset e un paio di cuffie normali, che secondo me sono un po' il punto di riferimento al momento, sempre stando una fascia di prezzo contenuta, cioè quella delle 50 euro a scendere. Primo headset di cui vi voglio parlare non ce l'ho sotto mano ora perché è già ripartito. Sono le Sades 903, cuffie che costano, quando le trovate o in offerta su Amazon, e bene o male, un giorno sì, un giorno no, sulle 25-26 euro. Ecco, queste cuffie, queste Sades 903, per il prezzo a cui vengono vendute, sono davvero un ottimo prodotto. Ovviamente ottimo prodotto sempre in relazione al costo, quindi non vi aspettate chissà che cosa, però nel complesso vi assicuro che è un paio di headset molto molto carino, fatto bene, con i LED, abbastanza comodo, il microfono è decente, l'audio anche. Detto questo, ripeto, è un headset proprio per chi ha pochi soldi o ne vuole spendere poco, ma ha bisogno di un paio di cuffie, un paio di microfono e di un microfono che non facciano proprio schifo, ma è un prodotto decente. Sempre rimanendo in tema low cost, ci sono anche delle Sharkoon, le AR Rush 1, che si trovano normalmente sulle 20 euro. Anche questo è un headset decente. Siamo più o meno sui livelli appunto della Sades. Le cuffie sono meno fighe forse da vedere, anche se a me comunque il design piace molto delle Sharkoon Rush 1, e anche in questo caso, se volete spendere poco, ci sono anche queste. Non so dirvi esattamente quali delle due siano migliori, sono comunque tutti e due prodotti tra virgolette di fascia bassa, però vi assicuro, invece di prendere degli headset a caso da 20-25 euro, io vi consiglio questi due: Sades 903, Sharkoon Rush R1 e R1. Passiamo poi a un headset che ho usato per molto tempo perché lo trovai in offerta circa un anno e mezzo fa, 50 euro, che sono queste, le G430. Allora, sono cuffie buone, non posso dirvi che fanno schifo. Molti vi diranno: eh no, ma la qualità sonora delle Logitech suonano male di qua di là. Certo, non sono cuffie di chissà quale qualità a livello di suono, ma sono buone. Soprattutto appunto perché io le ho trovate un anno e mezzo fa, 50 euro, e non c'era molta altra scelta. Sono stracomode, è probabilmente tra gli headset più comodi che io abbia mai provato. Il materiale con cui sono fatti i padiglioni, che è questo, è un tessuto sportivo traspirante antisudore, quindi praticamente non vi sudano le orecchie mai. Giusto quando ci sono 30 gradi in casa che sudate completamente, allora vi sudano anche un pochino le orecchie, ma sono veramente delle cuffie che vi mettete quando iniziate a giocare e le togliete quando avete finito, non importa quanto tempo giocate, sono leggerissime e comode. Questo secondo me è il punto di forza di queste Logitech. C'è anche la versione meno costosa, le 230, che non hanno il 7.1, le G430 hanno anche il 7.1. Le 230 sono rosse. Sono praticamente uguali, senza 7.1, costano un pochino di meno, si trovano fra le 35 e le 40 euro, e la costruzione sono identiche, sono fatte nella stessa maniera. Ripeto, Logitech G430 non sono poi tanto meglio a livello di qualità rispetto alle Sades che vi dicevo prima, sono sicuramente meglio, ma non di tanto. Anche a livello di microfono siamo sempre lì. Vi ricordo che il microfono appunto per gli headset è sempre tendente al metallico freddo come suono. Se volete un audio migliore, compratevi un microfono dedicato. Questo è una cosa che va sottolineata per forza. Detto questo, secondo me è un bel prodotto. Cioè, le Logitech G430 non sono poi così male come molti dicono, perché appunto sono buone se si trovano intorno alle 50 euro. Prezzo normale che costano 60-65, no, non le valgono. Secondo me è un prodotto che vale al massimo 50 euro, al massimo. Quindi, se volete un headset veramente comodo, costruito bene, con 7.1, padiglioni che si possono togliere, sostituire, li comprate direttamente da Logitech.
resistente, perché vi assicuro, io queste è un anno e mezzo che le sbatto a destra e a sinistra, le butto giù, li qua di là e funzionano ancora perfettamente, non perdono un colpo. È un prodotto comunque da tenere in considerazione. Passiamo poi, secondo me, al best buy del momento. Le cuffie che io consiglio a chiunque mi chiede un paio di cuffie e vuole spendere poco, gli consiglio queste. E cioè le HyperX Cloud Stinger. Queste, secondo me, ragazzi, sono al momento e penso anche per molto tempo il best buy del momento. Perché il best buy? Sono comodissime, praticamente quanto le Logitech. Sono belle, molto belle da vedere. Il materiale con cui sono costruite mi piace, cioè al tatto mi piace. Hanno un buon microfono e a livello di audio sono nettamente superiori anche alle Logitech, ma a molte altre cuffie che ho provato, anche varie Kraken, cioè varie Razer, sono decisamente superiori a queste HyperX Cloud Stinger. Costano 50 euro e offrono veramente il massimo che si può avere, secondo me, da questa cifra. Cioè, se volete un headset completo con microfono e avere un'ottima qualità sonora, prendete le Cloud Stinger. Qual è fondamentalmente la differenza della qualità fra le Logitech o gli altri prodotti che vi ho detto prima e queste Cloud Stinger? Fondamentalmente è un discorso di chiarezza nei suoni, cioè suonano più o meno allo stesso maniera, cioè come headset tendente ai suoni bassi, alle frequenze basse, ma sulle Cloud Stinger è tutto ben bilanciato, si capiscono dove sono i suoni all'interno della scena, niente viene coperto, si sentono cose che con le Logitech non si sentono. Quindi davvero a livello di qualità sonora sono decisamente meglio le Cloud Stinger. Quindi Best Buy secondo me del momento come headset sono assolutamente le HyperX Cloud Stinger. Io ve le consiglio proprio a mani basse, assolutamente. Isolano un pochino di più le HyperX rispetto alle Logitech. E comunque Best Buy del momento Cloud Stinger HyperX, assolutamente. Passiamo poi all'ultimo prodotto che mi è arrivato da poco. Ce l'ho da qualche giorno, le sto provando perché me ne hanno parlato in tanti, mi hanno detto provale, fidati, vedrai, sono sgravate, audio pazzesco così. Questa volta non è un headset, sono delle cuffie normali e sono le Superlux HD 681 Evo. Queste sono delle cuffie, appunto, non sono le headset, quindi non hanno il microfono. Si trovano come prezzo sulle 40 euro spedite. Se fate la spedizione dalla Cina, anche a poco più di 30 euro riuscite a trovarle. Allora, partiamo dai materiali della costruzione. Sinceramente, sono abbastanza cheap. Cioè, la costruzione si vede. Basta tenerle in mano, muoverle così. Sono abbastanza cheap, ma sono robuste. Assolutamente, si sente. Sono abbastanza belline da vedere, assolutamente. A livello di qualità audio, vincono a mani basse, sicuramente contro le Logitech e tanti, tantissimi altri modelli. Vincono anche contro l'HyperX, perché queste cuffie sono proprio costruite, pensate per dare una qualità audio veramente pazzesca. Cioè, l'audio di queste cuffie è fantastico, ragazzi. Sono da provare, cuffie di questo genere sono assolutamente da provare senza spendere 150-200 euro. Un paio di cuffie del genere vanno provate assolutamente perché capite veramente cos'è la differenza nel provare un headset classico a un paio di cuffie dedicate proprio per l'audio, per l'ascolto. Vanno benissimo se avete una scheda audio dedicata. Ovviamente vanno meglio se avete una scheda audio dedicata, ma se avete una scheda anche integrata buona del computer, io per esempio le ho provate sia sull'integrata del mio PC che è un Asus, monta la scheda integrata con l'Audio Boost, sia con l'amplificatore serio della Denon, sia con un amplificatore più piccolino della Creative e andavano sempre bene, sempre benissimo. Anche col cellulare le ho provate e si sentono bene anche col telefono, assolutamente. Quindi
si possono attaccare un po' dove vogliamo. Unico, direi, difetto di queste cuffie sono la comodità. Sono veramente, veramente scomode. Stringono un botto. Ora vi faccio vedere un po' dove. Stringono, fondamentalmente a me stringono su questa parte qua, normale. Appena le metto, sento subito che rimango stretto qua, immediatamente, pronti via. Mentre gioco, ogni tanto devo fare delle piccole pause, muoverle, spostarle, fare così perché sento il fastidio addosso. Anche col volume alto, anche se sono magari distratto dal gioco, comunque sento il fastidio addosso. Dopo un po' che le ho su, magari le tolgo per qualche motivo. E si sente proprio un residuo di pressione sulla parte posteriore alta delle orecchie. Idem qua sopra. Questa fascia stringe, non c'è niente da fare. Questa fascia qua vi stringe anche un pochino sopra la testa. Non tanto come la pressione che danno le cuffie, comunque stringe un pochino. Insomma, appena le mettete, danno subito fastidio, pronti via. Ho provato a smollarle lasciandole qualche notte sul pallone come mi avevano consigliato. Cioè prendete un pallone e ce le ficcate sopra. E sicuramente sono migliorate, assolutamente. Però rimangono veramente scomode e io faccio fatica a tenerle su per lunghe sessioni di gioco, assolutamente. Secondo me va molto anche a persona a persona. C'è chi gli dà meno fastidio, c'è chi gli dà più fastidio. Però secondo me dopo aver provato tanti headset... mi sono arrivate queste, le ho provate, faccio veramente fatica a tenerle su. Quindi bisogna un attimino riflettere, cioè se volete un prodotto che tende alla massima qualità o che tende anche ad avere una certa comodità. Quindi queste Superlux purtroppo sono veramente scomode. Detto questo, facciamo un piccolo riepilogo. Volete il top spendendo poco, spendendo secondo me il meno possibile. Cloud Stinger tutta la vita, ragazzi. Assolutamente, a mani basse. E avete un headset completo. Volete il massimo del comfort assoluto dell'audio, vi interessa che suoni solo a livello di gaming. Vanno bene anche cuffie come le G430. Assolutamente, o il modello quello meno costoso, le DG230, quelle rosse. Volete spendere poco, pochissimo, ma volete comunque avere un headset carino, decente, le Sades 903 o le Sharkune R1 Rush. Volete un prodotto che suoni bene, cioè che davvero vi faccia capire la differenza da un headset qualsiasi a delle cuffie dedicate per l'audio. Superlux, assolutamente. HD 681 Evo e vi accollate il fatto che siano scomode. Cioè, questo è sottinteso. Questo è diciamo, il piccolo riassunto. Io ripeto, vi consiglio le HyperX, assolutamente. Detto questo, penso di esservi stato utile come al solito. Vi ho dato la mia opinione sui prodotti che ho provato, ne ho provati anche altri, però non ho avuto modo di provarli bene tanto e quindi non posso darvi un'opinione reale di quello che penso. Quindi mi sono limitato a questi modelli qua, stando in budget comunque limitati, perché secondo me non conviene mai esagerare nello spendere per queste periferiche, dal mio punto di vista. Poi siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo, però insomma, se si riesce a spendere poco e avere dei prodotti buoni, barra ottimi anche, direi che è la cosa migliore. Un saluto dal vostro Pazzi, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ragazzi.